Prepariamo le polpette fritte, quelle semplici, veloci e soprattutto buonissime. Per preparare le nostre polpette fritte abbiamo bisogno della carne macinata e io vi consiglio di fare un mix di vitello, suino, pollo, quel che avete, ma soprattutto mischiandoli tra di loro avranno un sapore ancora migliore le vostre polpette. Ho riunito la carne nella ciotola, vado ad aggiungere la mollica di pane, è un pane raffermo, e vado a sbriciolarlo. Poi aggiungo il parmigiano, un po' di prezzemolo fresco che vado a tritare abbastanza finemente, due uova, sale e pepe. Adesso che ho tutti gli ingredienti nella ciotola vado ad amalgamarli prima con un cucchiaio, poi passo a mano per comprendere bene la consistenza dell'impasto. L'impasto delle mie polpette è pronto e morbido, ma anche abbastanza compatto da poter appunto realizzare le polpette. Ed ora l'impasto è pronto, vado a prendere dei pezzi e vado a fare le polpette. Creerò delle polpette con il cuoricino filante, come piacciono a noi, quindi metto un pezzetto di provola all'interno dell'impasto delle polpette e vado a chiudervi l'impasto di carne tutto intorno. E alcune polpette le farò senza provola. Questo potete scegliere di fare come vi piace, noi faccio un po' con e un po' senza, perché a noi vi piacciono senza provola, a noi piacciono con il cuoricino filante. Bene, l'impasto della polpetta chiude bene il formaggio e posso metterle da parte e procedo così con tutte le altre. Nella tradizione napoletana queste polpette si mangiano fritte, rigorosamente fritte, il giorno di carnevale. Quindi quest'anno, se volete provare questa tradizione, preparate queste polpette insieme a me e provatele anche voi. Ma vi assicuro che anche nel resto dell'anno non sono proprio niente male. Le polpette sono pronte, la provola avanzata. Ed ora posso passare alla cottura. Posso decidere di friggere le polpette direttamente in olio di semi ben caldo, così come sono, oppure posso rivestirle con il pan grattato, il che renderà la crosticina esterna un po' croccante. A me piace molto in questo modo qui, quindi le vado ad impanare. Vado semplicemente a rotolarle nel pan grattato. Tutte le polpette e adesso posso andare a friggerle in abbondante olio di semi ben caldo, poi le asciugo su della carta assorbente e vado subito ad assaggiarle con il loro cuore filante. Ed eccole qui, le polpettine fritte sono pronte, pronte, pronte per essere assaggiate. Guardate qui che cuoricino filante. Adorabili così. Buonissime, ma perché aspettare il carnevale? Troppo buone veramente. Ragazzi, provateli anche voi, sono sicura che non ve ne pentirete. Provate le mie polpettine fritte di carnevale e fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciatemi un like ed un commento, vi aspetto. Iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Un bacio a tutti, ciao e buone polpettine!